ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale. Siamo di nuovo su God of War per la quarta parte dopo lo scontro titanico con lo sconosciuto che sono andato ad approfondire e dovrebbe appunto essere quel Baldr che ricordavamo, o Baldur, che tra l'altro internet ti spoiler il mondo appena ho scritto questo per cercare, che tra l'altro è un dio della mitologia norrena appartenente agli Asi, il secondo genito di Odino e Frigg, mi sono apparse varie immagini con la faccia di sto tizio, quindi è inutile che ci giriamo intorno, dovrebbe essere lui. L'unica cosa che non mi quadra è che era un dio della benevolenza, della luce, e mi sembra strano che sia come dire, un antagonista di Kratos, però vediamo, vediamo. Attenzione, piccola scossa di terremoto, forse. Non sarà sicuramente terremoto, però. Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo Ancora. nessuno. Lo Non hai siamo ucciso? nessuno. Ho fatto quello che serviva. Non è morto sicuramente, però Atreus. Non siamo nessuno. Il gioco ribadisce come Atreus non sappia nulla del padre. Lasciarmi più solo, va bene? Va bene. Allora, prima che mi arrivano orde di nemici, devo un attimo vedere i comandi perché io veramente so una cosa fenomenale. Era qua, mi sembra, sì. Blocca pare L1. Già mi veniva R2, vabbè. La cosa più importante è Hai già quella. ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I droghe sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Capisco. La saggezza non dice mai una cosa fuori posto, Kratos. Comunque sia, è anche duro. E insegna subito subito insomma, come deve affrontare le cose ad Atreus. Allora, muovi la visuale con R, direziona il salto usando L e poi prendi. Ok. Vedo delle rune come se fossero la nostra guida, come se fosse la strada da percorrere. Ancora, Sarebbe stato ancora qui. rune. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore. Subito. Vediamo cosa abbiamo qui. Argento. Prima che tu salga lì, voglio vedere se c'è altro. Mi fa attivare qualcosa. Vediamo. Dare una spinta ad Atreus. Avevo già cliccato X. Ok, da qui non si va da nessuna parte. C'è solo questo ponte. Perché probabilmente devo fartelo scendere io. Penso. Puoi abbassarlo da lì? Non in avanti, indietro. Ok. Vai. Premi quadrato per ordinare ad Atreus di calare la catena. Ah, forse devo congelarla come l'altra volta. Buona idea. Yes.
Ragazzo. Sì, padre. Quel secchio è per le offerte. Mamma diceva che i discepoli di Odino li riempivano di doni e li appendevano per via dei ladri. Sembra vecchio. C'è mezzo. Cosa? Adorare gli dèi? Agli dèi non interessano. Gli uomini non dovrebbero pregare dei mostri. E qui tornano in mente vecchie... vecchie cose. Aspetta, ora come fai a passare? Lo tireremo su un'altra volta. Vorrei non lasciare nulla, ma... la mia ignoranza sicuramente mi farà abbandonare qualcosa. Che cosa c'è? Ah, solamente vita. Andiamo. Per dove? Qua? Sì. Padre, faremo altri incontri. Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Sì. No. Perché quest'altra catena qui? Perché dovrei riscendere? C'è qualcos'altro che non ho visto? Ho fatto? Non mi sembra. Ok, di qua. Guarda. Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? La madre. Che immagini, mamma mia. Andiamo. Basta pensare al passato. Voglio notare... ecco la nostra casa. Vedremo di cosa riscende, niente. Nulla. Attenzione. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Non ci va. Tiro la freccia. No. Al mio segnale. Limitare della foresta selvaggia. Ok, da qui si ricomincia. Speriamo di non fare cagate. Cosa c'è qui, argento? Sì. Allora, abbiamo detto L1 per proteggere. Devo ricordarmi. Perché non... sta zitto e non fare domande. Ah! Ah! Via!
resta un altro po' ghiacciato. Quanta brutalità. Oh, troppo presto. Troppo a sinistra. Due. Ok, siamo partiti bene. Non è finita qua sicuramente. Oh, cos'è quello? Questo lancia fuoco. Ma come ci riesce? Attenzione, poteri unici, ricordiamoci. Oh, però ho tolto molta vita. Forse ha molto attacco ma poca difesa questo. Finito? Indicatore minaccia. Indicatore minaccia attorno a Kratos segnalano nemici fuori dal campo visivo. Dorati mostrano nemici nei paraggi. Rossi segnalano un attacco imminente. Viola. Proiettili in arrivo. Ok. Dove sono gli altri? Dai, non è finita, lo sappiamo. Argento. Eccoli. Non facciamoci colpire. Dietro. Non sarà facile segnalare. Notare i segnalatori. Madonna, questo si è scongelato e subito mi ha attaccato. Non ci voleva. E... Oh, dietro! Proiettile? Sì, è sopra. Oh, un altro là in fondo. Devo far fuori prima questi. Dove è andato? Già morto? No! 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 Puttana vacca! Mancato? No, uscito. Adesso manca. Ancora sopra. Ce la possiamo fare, con calma. Congeliamo quello sopra. A sinistra! Porca troia, ma come ti attaccano nel momento più. No! Sei in tempo? Appena in tempo. Oh, ma è stufato, eh. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Guarda. Cosa c'è? Stavo notando i corpi di questi.
Sopra probabilmente non possiamo andare. Adesso vediamo cosa c'è in quella scritta, in quella runa. Guarda lassù. Dove? Ah, giusto, i secchi. Ce n'era un altro, mi sembra, eccolo là. Altro argento, sì. Vita. Ottimo, abbiamo anche Furia di Sparta là, come si chiama? L'abilità pronta per essere attiva. Vediamo cosa c'è qua. Non so riconoscere questa scrittura. Ragazzo. Sì. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar. Gigante? Gigante. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Ok. Vediamo cosa è cambiato qua. Giganti, benvenuti Jotnar. Qui c'era un insediamento Jotnar, giganti così vicini. Ma quanto tempo fa? Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa qui. Sì. Ok, penso che per adesso può bastare. Andiamo avanti. Strada per la montagna, il viaggio. E tu? Tu sei il tipo dell'altra volta. Oh, sbaglio. E io? Sembra più veloce però l'altra volta. L'altro sembrava più... Ok. Nient'altro? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Eccolo, infatti, lo stesso dell'altra volta. Questi nemici diventano estremamente aggressivi quando sei congelato. Cerca di evitare il loro attacco di ghiaccio esplosivo. Ah, ok. Se loro ti congelano diventano... Ok, vabbè. Non so se prenderle ste cure, perché potrei averne bisogno in un secondo momento. Siamo già al massimo, lasciamole qua. Ehi, non è un forziere quello? Altro che mele di Idun o cos'altro? Cosa abbiamo? Tocco di L, una rapida scarica di energia che ferma e respinge tutti i nemici vicini. Allora, L scritto in quel modo dovrebbe fare riferimento alla regina del regno di L, del regno dei morti, che era una delle tre creature come il lupo Ferrir e il serpente del mondo, il Midgar Storm, nate da Loki. Questa era una fanciulla che aveva metà viso abbizzito e metà viso roseo, insomma, e fu assegnata al regno di El, degli inferi, dei morti senza onore. Attacchi runici. Hai ottenuto la gemma dell'attacco runico leggero tocco di El. Ti permette di personalizzare l'arma e attivare... Ok, per l'ascia. Equipaggiamolo. Gli attacchi runici hanno statistiche e tempi di carica specifici, giusto?
Usa XP per potenziare. Anche questo possiamo potenziare con punti esperienza. Gli attacchi runici equipaggiati sono indicati con il simbolo E. Ok. Sposare, insomma, selezionare. Va bene. Livello 1 ricarica 30 secondi e tipo area. Ok. Ce lo fa provare. Premierie. Sì, ce lo fa provare subito. Tieni premuto L1. Poi premi R1 per sferrare. Wow, ma come hai fatto? Magia. Forse posso. Possiamo, sì, possiamo passare. Vai tranquillo. Forza. Grazie. Con Kratos vicino puoi fare qualsiasi cosa. Ecco la montagna. Andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Guarda, ecco qua. Troppo prevedibile qui, eh. Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Voglio sapere Ci cosa c'è sono quasi! sotto. Non ci è andata male. Vacci piano. Cosa c'è dietro? La fretta ci costerà cara. Scusa. Bene. Non mi dica che sono tutti i droger perché. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, Non più sono morti. morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Fatto. Difficoltà del nemico. Dei nemici rappresentano. Questa musica che sta partendo nell'improvviso. Scontro con i droger. La difficoltà dei nemici è rappresentata dal colore o dal numero vicino alla barra. No, pure i livelli più alti di questi. Varia da verde a viola a seconda di quanto è potente rispetto a Kratos. Molto male. Ricorda, preciso e senza fretta. No, ti vado pure di Sparta. Ok. Calma. Cerchiamo di svegliarne il meno possibile. Con calma, con calma. Questi ne sono tanti veramente, eh. Ne sono tanti veramente. Forza, forza, forza. Ce la dobbiamo fare. Non dobbiamo morire. Dove? No, 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 questi no. Pure quelli con le fiamme, mo. Cazzo. Molto male. Ma l'argento no. Spostiamoci in continuazione. Ma porca troia. Ce la dobbiamo fare, non dobbiamo cedere. No, Madonna. Ragazzi, perdonate. Perdonatemi, ce la faremo. Allora, Ricorda, con preciso calma, e senza fretta. uno alla volta. Anche se attaccarne più di uno insieme mi aiuterebbe. E teniamoci fuori di Sparta per la fine. Troppi tutti assieme, troppi tutti assieme. Oh!
di livello 2 riescono anche a toglierti la copertura, eh? Madonna, come l'ho mancati. Non ci sono cure. Non cederemo. Forza, forza, non ne restano molti. Sono tutti molto feriti. Via di qua. Servono cure. Resisti a tre ossa, resisti a tre ossa. Ok, ottimo. Forse ce la facciamo. Attenzione! Fuoco da sopra! Più le cure per farmi massacrare. Adesso. Usata malamente, proprio male male. Lo so, sono dei cagacazzi questi, eh. Ok, rimangono sti tizi qua. Questo è viola. Gli altri due? Gli altri due no. No, troppo presto ho rilanciato, ho richiamato l'ascia. Ok, a noi due adesso, simpaticone. Porca vacca! È andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Ce l'abbiamo fatta. Guarda qui. Un attimo, con calma. Fammi vedere se c'è qualche cura, fammi vedere se... Ci sono altre robe, troppi tutti insieme, troppi. Troppo difficile per me. Mamma mia. Allora, sembra che non ci sia nulla da... Cos'è quello?
Nuova prova, occhio di Odino. Il dio corvo ha occhi e orecchie dappertutto. Elimina le spialate di Odino, bellissimo. Ok. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dèi tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. C'è qualcosa lassù! Oh. Aspetta, io volevo vedere un attimo. Fermi tutti. Volevo leggere un attimo cosa. Terre di scambio, abbiamo trovato dove dei e giganti si incontravano e commerciavano. Devo risalire a prima della guerra. Però cos'è che è arrivato? Questo è grosso. Non è che è un gigante, no? È un altro droga. Questo non è uguale a quello di prima, però. Questo se mi pia mi ammazza. Non devi avvicinarti. No! Che cazzo d'ascia porti? Ne sento un altro dietro. Porca vacca. Non ti avvicinerai a me. Ok. Ma quanti ne siete? Oh? 4? Scherziamo? Sì, faccio un lancio con l'ascia e basta. Non rischierò di farmi ammazzare. Ancora. Devo per forza ucciderlo così. Ok, adesso non siamo agli altri due. No, lascia stare Atreus. Non siete messi in mente, eh? Uè, giovinotto! Droger pesante. Sembrano più grossi rispetto ai primi che abbiamo incontrato. No, solo leggermente. Usano armi più pesanti e più pericolose. I loro movimenti sono più lenti, ma la loro forza è maggiore. Ok. Guarda, c'è un'apertura lassù. Ok. Dunque, di sotto no, eh. Andiamo di qua. Ehi, hai sentito? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Non mi piace. Che cos'è? Capisco da dove arriva sta cosa. Sambi sambo.
Andiamo verso quel canto pauroso. Argento. Cosa caspita, eh? Una rediviva? Puttana vacca, e questi? E come le fermo ste tipe? Le redivive. Padre, attento! Questo è veleno, mi sa. Bravo, Treos. Eh sì. Appena in tempo. Una rediviva. Non pensavo di vederla da vicino. A quanto pare. Appena in tempo, veramente. Saremmo morti anche stavolta. Rediviva veleno. Quindi probabilmente ci sono altri tipi. La mamma una volta mi disse che redivive ottennero il loro potere dando in cambio parti le loro anime per la magia Seder. Infatti, col tempo persero tutta la loro umanità e divennero redivive. Possono scomparire in un istante. Queste redivive sono in grado di spargere veleno col loro tocco e il loro respiro. Si amplia il cerchio dei nemici che possiamo incontrare. Allora. C'era da aspettarselo sentendo la voce. Un altro altare degli Jotnar sopra, vedo. Altre rune. Da dove scendiamo per andare sotto? C'è qualche passaggio che non ho visto? Noi siamo venuti da qua, quindi... probabilmente dobbiamo continuare. Mamma mia, che intensità questo gioco. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Ecco, possiamo te scendere. L'ho detto, ragazzo, non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Cos'è sta roba? Attenzione, eh? Attenzione. Questo è pesante, eh? Questo è pesante veramente. Pronto.
Non posso farmi prendere, questo mi ammazza. Ok, metà vita. No. Ok. Lo sappiamo qua. Dammi una mela di Idun, dai. Oro di Aegir. Ma cos'è? O Aegir. Acciaio di Svartalfheim. Allora. Abbiamo raccolto oro di Aegir o Aegir, pezzi d'oro tesoro di Aegir il gigante marino, trovati mentre galleggiavano nelle acque di Midgard, usati in un'ampia varietà di impieghi artigianali. Acciaio di Svartalfheim, che dovrebbe essere il regno degli elfi oscuri. Un frammento di metallo nanico piuttosto robusto. Si usa per migliorare diversi set di armature e l'artiglio, si trova nelle bari. Ok. Ragazzi, direi di chiudere qua questa quarta parte di God of War, vista l'intensità e visto che sto registrando da un bel po', e continueremo nella prossima parte. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ragazzi.